Non lasciatevi spaventare dalla lunghezza di questo video e perdonate se lo allungo ulteriormente con questa breve introduzione. Un colloquio con Teresa Dandolo, architetto urbanista, ma soprattutto grande esperta di mobilità sostenibile, appassionata ciclista, presidente di FIAB Cicloverdi Napoli, coordinatrice per Campania e Calabria. Insomma, persona titolata sicuramente più del sottoscritto a parlare degli argomenti che seguiranno. Perché ho voluto questa intervista? L'ho voluta per un motivo molto semplice. Io, chi mi conosce sa che, malgrado segua le diverse associazioni presenti sul territorio, evito di espormi in prima persona perché potrebbe sembrare che altrimenti stia lì per farmi pubblicità e per fare pubblicità al blog, diversamente da molti che invece hanno utilizzato e utilizzano queste associazioni, chi per lanciarsi nella carriera politica, chi per patrocinare o per meglio dire ottenere il patrocinio per le proprie manifestazioni. Teresa no, assolutamente. Teresa è una persona che ci crede, che crede in quello che fa, lo fa con passione, lo fa con grande impegno. E tutto ciò che ne ottiene in cambio è una compressione del proprio tempo libero e le tante seccature che ovviamente ne derivano. Video lungo, vi ho detto, beh, se proprio non riuscite a vederlo tutto in un fiato, spezzettatelo, ma non perdetevelo, perché Teresa è una persona intelligente in un mondo ormai dove l'analfabetismo funzionale è dilagante, trovare una testa pensante, credetemi, è raro. Ringrazio Teresa, soprattutto per il tempo che mi ha dedicato. Siamo qui oggi con Teresa Dandolo, architetto urbanista, presidente di FIAB Cicloverdi Napoli, coordinatrice regionale FIAB per quanto riguarda sia la Campania che la Calabria, Probiviro per Lega Ambiente, Scuola e Formazione. Insieme a lei inizieremo a sondare e a cercare di capire qual è la situazione della mobilità ciclistica nella città di Napoli. Sinistri secondo fonte Istat 2023, ossia solo quelli comunicati dalle forze dell'ordine, 166.525 incidenti con lesioni, pari a 456 incidenti al giorno. Il 73,3% degli incidenti si verifica su strade urbane. I costi sociali ammontano a 18 miliardi di euro, l'1% del PIL. Nel 2023 le vittime sono state 3.039 con un tasso di mortalità di 51,5. Ricordo, significa la mortalità entro 30 giorni ogni 100.000 residenti. Le vittime sono in media 8 al giorno, il 16% pedoni, il 7% su biciclette o biciclette elettriche, lo 0,7% su monopattini. I feriti sono 224.634, pari a 615 al giorno in media. I feriti gravi sono 16.875, pari a 46 al giorno, in crescita del 5,5% rispetto all'anno precedente. Provincia di Napoli, anno 2022, perché il 2023 i dati non sono stati forniti. 173 morti, il 72% in aree urbane, ossia 124 decessi. Cosa fare per bloccare questa mattanza? La FIAB nazionale, insieme ad altre associazioni sempre agenti sul territorio nazionale, stanno promuovendo ormai da anni un metodo per poter arginare gli incidenti di carattere mortale. Si sta operando su più fronti. Si sono fatte molte manifestazioni alle quali anche FIAB Napoli Cicloverdi ha aderito, nello scorso anno soprattutto, proponendo la Città 30. La Città 30 sul modello di Bologna non significa semplicemente porre un limite di velocità, ma porre la sicurezza delle persone al centro di tutto il discorso mobilità. Nei grandi centri urbani, Milano, Napoli, Roma, laddove ci sono stati molte numerose vittime, attualmente sono confermate dai dati ACI che sono proprio usciti in questi giorni, che Napoli ha il 6,7% di incremento della mortalità su strada. Questo significa che molte persone non riescono a rispettare un limite di velocità che dovrebbe essere quello anche dei 50 all'ora. È dimostrato da
dall'applicazione del metodo Città 30 in tutta Europa questo tipo di metodo, diciamo, da applicare all'intero ambito urbano possa veramente far risparmiare vite umane su strada, perché la velocità dell'auto o della moto nell'impatto è l'elemento determinante per la mortalità o meno della persona. La zona 30 sappiamo che non è solo un cartello stradale con un limite, ma un ecosistema fatto di modifiche radicali della mobilità e soprattutto infrastrutture e potenziamento del trasporto pubblico. Dalla tua esperienza, lo vedi fattibile in questa città? Sì, lo vedo fattibile perché abbiamo tutta la possibilità di rivedere, in primo luogo attraverso un piano generale del traffico, un PGTU, che dal 2012 è rimasto nei cassetti del Comune di Napoli e non è stato applicato, il metodo per partire e quindi porre degli obiettivi di sostenibilità rispetto alla mobilità delle persone. Oggi quello che viene privilegiato è sempre l'automobilista. Noi invece riteniamo che debba essere la persona con tutte le possibilità di trasporto, diciamo, alternativo all'auto, quindi trasporto pubblico, pedonalità e anche ciclabilità, mobilità sostenibile in generale, a essere al centro degli obiettivi di benessere individuale e collettivo delle persone. Oggi invece noi assistiamo al fatto che l'amministrazione, proprio perché non c'è un piano generale del traffico urbano, che può fare, tra virgolette, quello che vuole. Per cui ci troviamo davanti a dei provvedimenti che non disincentivano mai l'uso dell'auto e non favoriscono le persone. La città 30, che non è la sommatoria delle zone 30, come si potrebbe pensare, ma è un'idea complessiva della città che può portare alla riduzione delle carreggiate, può portare a degli elementi infrastrutturali, ma soprattutto alla sensibilizzazione di che cosa significa usare un'auto e di che cosa significa rispettare un limite di velocità. Quando la persona sa che può camminare in sicurezza, non rischiando la vita, perché la maggior parte delle persone a Napoli è morta sulle strisce pedonali, significa che l'impatto della velocità è stato fortissimo ed è questo quello che bisogna stoppare. Il nuovo codice della strada, giustamente ribattezzato codice delle stragi, di fatto rende difficoltoso, se non impossibile, istituire nuove zone 30. Qual è la posizione FIAB Cicloverdi e quali iniziative sono allo studio per sensibilizzare o protestare? Oggi, con l'adozione, è passato anche in Senato il nuovo codice della strage, come lo si chiama appunto, da parte delle associazioni ambientaliste e che stanno e delle vittime della strada, che stanno contestando ormai dalla proposizione di questo nuovo strumento l'essenza stessa, perché viene proposto soprattutto un impedimento totale al sindaco di poter prendere dei provvedimenti diretti. Gli autovelox, anche urbani e extraurbani, devono essere sottoposti a forti restrizioni e soprattutto non viene individuato il limite di velocità come fattore che può restringere l'incidentalità. Di conseguenza, a livello nazionale, Legambiente, ma anche l'associazione Marco Scarponi, e tutta anche la FIAB stessa, hanno redatto un vademecum delle città 30. FIAB Napoli Cicloverdi, quando il sindaco Manfredi mostrò
vagamente la volontà di voler aderire alla Città 30 sul modello di Bologna, quando a marzo è diventato operativo è diventata operativa la Città 30 a Bologna, noi abbiamo pensato di mandarglielo questo vademecum a lui e all'assessore Cosenza per far capire che cosa realmente significa la Città 30. Ma ovviamente tutto è rimasto sempre molto vago. Recentemente il sindaco Manfredi ha adottato un'ordinanza per contenere l'inquinamento che non prevede nessuna restrizione dei flussi di traffico, ma solo che non bisogna tenere il motore acceso nell'ambito urbano. E questo dimostra che anche per quello che la competenza stretta del sindaco, il fatto che ci siano stati tanti sfondamenti dei limiti degli inquinanti, si sarebbe potuto prendere un provvedimento serio per poter restituire, ed è questo l'obiettivo di FIAB nazionale, ma anche di tutte le associazioni FIAB locali, il poter restituire spazio alle persone, il recupero dello spazio pubblico a favore delle persone. Sulla ZTL credo che in questa città abbiamo opinioni diverse, soprattutto la famosa ZTL di Piazza Dante. Per chi non è di qui, l'ingresso al centro antico, che io avversai da subito perché spostava, mia personale considerazione, su cui so sei in disaccordo, spostava, dicevo, i problemi, aggravava i problemi in altra parte della città. In pratica, io lo dissi, la polvere sotto il tappeto. Ora però è stata eliminata del tutto, ma resto dell'opinione che le ZTL, se ben studiate, sono valide. Quelle fatte e disfatte da questa come dalla precedente amministrazione in questi anni, dai diversi sindaci, quindi sono solo propaganda oppure si sono rivelate realmente efficaci? L'utilità delle ZTL in tutte le città più grandi, europee, italiane, è dimostrata soprattutto dal fatto che sono un disincentivo ad adoperare l'auto, perché proprio perché io automobilista devo in qualche modo fare un lungo giro per poter arrivare dal punto A al punto B, non potendo, anche essendomi impedito anche solo per pochi metri la circolazione, fa sì che il problema non si sposta altrove, ma probabilmente cerco di usare un mezzo alternativo che non è quello dell'auto, cerco di usare il trasporto pubblico, di andare a piedi o anche in bicicletta. È l'idea che la mobilità attiva deve essere promossa anche attraverso questi strumenti. Attualmente, oltre al fatto di aver cancellato i varchi a Piazza Dante, i varchi di Chiaia non sono stati mai riaccesi da quando c'è questa amministrazione, questa nuova amministrazione. Significa che io posso andare in qualsiasi parte della città con l'auto. Particolarmente grave la soppressione dei varchi in Piazza Dante. Prima cosa perché il Consiglio di Municipalità aveva in qualche modo non dato l'avallo a questa cancellazione e quindi ancora oggi noi possiamo constatare come cittadini che l'aria è irrespirabile, quelle poche ore dalle 9 alle 18 nelle quali c'era l'impedimento a poter attraversare il tratto di strada facevano sì che le persone stessero meglio, gli abitanti, ma soprattutto coloro che scelgono di andare a piedi. Invece la cancellazione significa che questa amministrazione non promuove altri modelli di mobilità se non quello autocentrico. Inoltre, che cosa significa costituire una ZTL? Qui mi riaggancio a quello che ho detto prima della mancanza di un piano generale del traffico, che gli obiettivi non sono sicuramente quelli della sostenibilità da parte dell'amministrazione. Addirittura una volta che si è insediata, 3 anni fa, l'amministrazione Manfredi, ha promosso la cancellazione della isola pedonale del lungomare, che già era stata abbondantemente spezzettata perché non aveva più la sua continuità. Ma la riapertura al traffico ha visto, oltre che noi ambientalisti schierarsi contro questa idea, anche proprio i ristoratori che ormai insediatisi nella zona non volevano più
rinunciare a quello che si è visto è il vero valore della città, quando la città si presenta non caotica, non inquinata e soprattutto dà la possibilità alle persone di muoversi liberamente. Napoli è una città particolare che ha conosciuto un boom turistico enorme, seppure a discapito della sua storia, della vivibilità, tutto sommato, possiamo dire anche della qualità della vita, almeno per noi che vi risediamo. Eppure proprio il turismo in bici potrebbe essere un settore da sviluppare. Lo vedi fattibile? Assolutamente sì. Per noi la promozione della bicicletta è essenziale, perché crediamo che la bicicletta si possa usare per tutti gli scopi, per la spesa, per andare a scuola, per andare al lavoro e soprattutto per fare le vacanze. Quelli che vengono oggi a Napoli, i turisti, ormai appunto noi li viviamo in parte anche come invasori, perché soprattutto come federazione crediamo che lo spazio pubblico debba essere per le persone, e quindi l'invasione dei marciapiedi, la possibilità del restringimento delle strade a causa dei tavolini impedisce una reale mobilità attiva e costringe le persone anche a non stare in condizioni di sicurezza. Perché promuoviamo la bicicletta dal punto di vista turistico invece? Perché solo la bicicletta o anche la bicicletta garantisce la possibilità di mantenere il godere di un paesaggio e di avere libertà, soprattutto dal punto di vista dell'accessibilità. È paradossale, però con un'auto si riesce a godere molto meno della vacanza. Inoltre noi proponiamo la bicicletta anche come strumento di salute e di benessere per la persona, e questo benessere si ripercuote su tutta la collettività. Anni fa avevamo all'interno del Comune di Napoli un forum delle associazioni per il turismo sostenibile. Questo forum non è stato rinnovato dall'amministrazione ed è un grande danno, perché oggi molti turisti vengono in città, arrivano in Campania o in tutta Italia e desiderano girare la città in bicicletta. Noi proponiamo con il nostro programma ai nostri soci, ma a tutti quelli, anche ai simpatizzanti, a tutti quelli che vogliono seguirci, degli itinerari che consentono un'esplorazione cittadina o anche dei tour extraurbani che danno l'idea di come, soprattutto attraverso l'intermodalità, quindi anche utilizzando in alcune tratte il treno, danno la possibilità di capire come si possa avere e vivere una vacanza diversa. Ultima domanda. Un automobilista a Milano ha aperto la portiera senza guardare e per il ciclista, tuttora in gravi condizioni, l'impatto è stato inevitabile. I giornali hanno titolato: ciclista si schianta contro una portiera aperta. Così, era lì. Ciclista finisce contro la portiera di un'auto aperta, anche lì, senza un perché. Ciclista sbatte contro lo sportello aperto di un'auto. Ciclista colpisce violentemente una portiera aperta di scatto. Allora esiste anzitutto un problema culturale di percezione e considerazione di quello che possiamo definire il mondo esterno rispetto al nostro mondo a pedali. Alla fine non è che finiamo semplicemente col parlarci sempre fra di noi, ce la suoniamo e ce la cantiamo in pratica, quando invece per combattere questa mentalità è necessario innanzitutto coinvolgere gli altri, quelli che in bicicletta non ci vanno e non hanno consapevolezza dei pericoli quotidiani che affrontiamo? L'ultima assemblea nazionale di FIAB, che si è svolta nello scorso aprile a Follonica, in provincia di Grosseto, ha avuto proprio come tema il linguaggio. C'è stato un intervento molto toccante del padre giornalista di una vittima, Francesco, a Roma, che si trovava sul marciapiede e che è stato travolto e ucciso da un automobilista, diciamo noi, non da un'auto, perché dire da un'auto significa non attribuire nessuna responsabilità alla persona che invece alla guida avrebbe potuto impedire questo disastro. Anche nella stessa assemblea
c'è stata la Caimotto, che è una socia del FIAB Torino, oltre che ricercatrice universitaria, la quale ha messo in luce tutte le storture di questo linguaggio e di quanto faccia male a noi ciclisti questo tipo di linguaggio. Parlare di una minoranza quale noi siamo, sempre in prima persona, mettendo in luce solo quello che riguarda il ciclista, è in qualche modo fuorviante, perché le persone non hanno la capacità di identificarsi con la nostra, chiamiamola, categoria. Ma invece parlare di persone e parlare soprattutto di pedoni in primo luogo e poi anche eventualmente di ciclisti ci garantisce non dico la simpatia, ma almeno una certa empatia con i temi della mobilità sostenibile che noi portiamo avanti. Che cosa si può fare? Abbiamo promosso la FIAB nazionale, lo sta promuovendo, ma anche noi a livello locale abbiamo intenzione di promuovere presso l'Ordine dei giornalisti regionale della Regione Campania un corso per giornalisti per poter adeguare il linguaggio per quello che riguarda le questioni della mobilità a un'etica più sensata, direi io. Video, come avete visto, lungo, girato informalmente. Abbiamo scelto un bar del centro antico della città proprio perché volevamo trasmettere l'informalità di questa discussione senza che fosse qualcosa di istituzionale. Ma ciò non toglie che gli argomenti trattati da Teresa, per come li ha trattati, le domande non erano granché, ma lei è riuscita ad alzare il livello della discussione, meritano tutta la nostra attenzione e la nostra considerazione. Noi diamo per scontate, soprattutto chi abita dalla Toscana in su, determinate situazioni ed eventi. Qui invece vi assicuro che all'ombra del Vesuvio si investe tutto in coppi di fritto, sagre di paese sul lungomare e improbabili installazioni artistiche in piazza Municipio. Alla prossima.